Ciao a tutti e bentornati sul canale Nuovo Vuota Itina Day, cosa mangio in un giorno. Anche oggi vi farò vedere delle ricettine davvero gustose, facilissime come sempre da fare. Partiamo subito dalla colazione. Quest'oggi ho deciso di preparare dei pancake al cacao. Voi sapete che io li faccio spessissimo i pancakes, mi piacciono un sacco, e quest'oggi ho deciso di prepararli invece al cacao, che sono buonissimi, accompagnati da questa crema alle nocciole cioccolato che ho preparato io in casa ed è praticamente simile alla Nutella. Allora, per preparare i pancake vi serviranno questi ingredienti che vi ho scritto qui di lato. Potete sostituire i vari ingredienti come preferite, per esempio al posto del cacao potete metterci la farina e quindi farli bianchi, non al cacao. Al posto del latte potete mettere il latte di soia se siete intolleranti. Al posto delle uova, per esempio, potreste mettere una banana matura, bella grande. Così potete fare praticamente dei pancakes vegani. A questo punto scaldate una padella, io ci ho messo anche un po' di burro per non farle attaccare, specialmente quando cuocete il primo, e iniziate a mettere prima un mestolo. Quando inizieranno a crearsi delle bollicine in superficie, potete girare il pancakes dall'altra parte. Come vi dicevo, io questi li mangio con una crema al cioccolato che preparo in casa. Ne ho provate tantissime di ricette per fare la Nutella in casa, ma vi assicuro che questa è la migliore che io abbia mai provato. Vi lascio la ricetta sia nell'info box e se volete potete anche trovarla sul mio Instagram. Per quanto riguarda invece a pranzo, ho deciso di preparare delle semplicissime tagliatelle con broccoli e salsiccia. Quindi ho fatto saltare la salsiccia nella padella insieme a un po' di olio e di aglio, e nel frattempo in un altro pentolino ho messo i miei broccoli. Io utilizzo quelli congelati, mi trovo molto molto meglio, e poi quando l'acqua sarà appunto arrivata a bollore vado a metterci le tagliatelle. Mescolo tutti gli ingredienti insieme e il mio primo è pronto. Come potete vedere, io preparo sempre dei primi molto molto veloci. Per quanto riguarda invece lo snack, oggi prepariamo insieme il galletta misù, ossia un tiramisù fatto con le gallette. Ho preparato il caffè e l'ho fatto raffreddare mettendoci all'interno un po' di latte. Se volete potete zuccherarlo, o se preferite lasciatelo così. Io non lo zucchero mai il caffè quando faccio il tiramisù. E a questo punto vado a immergerci le gallette di riso e ci metto uno strato di yogurt al caffè. Utilizzate lo yogurt greco che regge di più. E poi ci vado a mettere anche un po' della crema che vi ho fatto vedere prima al cioccolato e nocciole. La vado a sciogliere qualche minuto al microonde così diventa bella liquida. E vado a decorare il mio galletta misù. E ci metto anche sopra qualche granella di pistacchio o di nocciola o di mandorle. E questo può essere uno snack, come può essere anche una buona colazione. Potete prepararla il giorno prima per mangiarla magari la mattina dopo. La lasciate in frigo, non succede niente. Cena andiamo a preparare invece le scagliozze, che sono un piatto tipico pugliese. Ed è praticamente la polenta fritta. Sicuramente la conoscerete tutte, noi le chiamiamo scagliozze. Vado a mettere all'interno di una pentolina un po' di acqua, vado a seguire le istruzioni che trovo dietro la scatola della polenta, ci vado a mettere un po' di sale, poi verso appunto la quantità indicata per 2 persone. Di polenta, che non è nient'altro che farina di mais, però voi se volete potete anche utilizzare la farina di ceci, vengono davvero squisite con la farina di ceci. Quindi una volta che si è formata la mia polenta la vado a mettere sopra ad una teglia, vado a schiacciare, a livellare bene, magari aiutatevi con un po' di pellicola, utilizzate le mani così sarete molto più precise. E non vi ho detto che all'interno della polenta, se volete, potete metterci anche un po' di parmigiano per insaporirla un po' di più. Una volta che avete livellato bene il composto, deve rimanere in frigo per almeno un'ora, coperto da pellicola trasparente. Dopodiché, quando avrà riposato un'ora, potete tagliare i vostri quadrati, rettangoli, striscette di polenta, come volete, veramente la forma la decidete voi, anche rotonde, se volete, e le andate a friggere in olio bollente. Qualche minuto, e una volta che si saranno dorate,
potete appunto farle asciugare dall'olio, metteteci sopra un pochettino di sale e se volete anche del rosmarino. E queste sono le scagliozze, questa è stata la mia cena. Come avete potuto vedere, io le ho fatte anche un po' più piccole, che sembrano delle patatine fritte. Infatti possono essere magari utilizzate anche per fare un buon aperitivo. Insomma, sbizzarritevi voi. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un like e un commentino qui sotto. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se preparate le mie ricette. Sono sempre felice di sapere che cosa ne pensate. Mandatemi anche le vostre foto su Instagram se provate a fare qualcosa. Io vi aspetto, vi mando un grossissimo bacio e alla prossima. Ciao!